Borgovico non vuole diventare l'ennesimo cantiere inconcluso di Como, è la voce, quasi un coro, che si è alzata questa mattina tra le associazioni del territorio presenti all'assemblea cittadina organizzata da Borgovico Street, in collaborazione con Fondazione Alessandro Volta, Famiglia Comasca e Confesercenti Como. L'intento dell'incontro, a cui hanno partecipato anche alcuni candidati sindaco e consiglieri di Como, è ridisegnare il destino di via Borgovico Vecchia, considerata la piccola Brera di Como. Borgovico quale futuro? È infatti la domanda, non necessariamente retorica, posta all'attenzione dei presenti. Questa è la domanda che noi facciamo a tutti i candidati sindaco, perché Borgovico non può più aspettare. Borgovico è il biglietto da visita della città per i turisti che arrivano dalla stazione, ma anche per chi arriva dal lago, dalla Svizzera. È sempre stato un luogo di accoglienza e molto amato dai comaschi. I comaschi ci tengono tantissimo, perché la maggior parte, tantissimi comaschi comunque sono nati qua e ci tengono. E quindi lasciarlo in questo degrado in cui vive oggi è impensabile. Chiediamo quindi che sia la priorità della futura amministrazione stanziare i soldi e dirci le tempistiche per cui i lavori vengano eseguiti in via Borgovico. L'associazione Borgovico Street negli scorsi mesi ha raccolto le idee dei comaschi per la riqualificazione della zona, abbattere le barriere architettoniche, preservare il porfido, alcune delle priorità emerse dal sondaggio. Ma non mancano le richieste rivolte sempre alla futura amministrazione per riportare via Borgovico al suo prestigio originario. Un modo per renderla alla città e ai cittadini non solo come una strada di transito, ma anche come luogo di ritrovo per la comunità.